non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Tre ragazzi, numero 3 e ultimo episodio dedicato alla miniserie, al mini corso sullo stress, su questo argomento che in qualche maniera, in maniera trasversale direi, ci attraversa un pochino tutti, ed è per questo motivo che ho voluto, durante il periodo di ospedalizzazione di ottobre 2021, occuparmi di questo argomento, perché in prima persona essere ospedalizzato per un mese intero, insomma, dall'oggi al domani ritrovarsi tra i propri cari, la propria famiglia, il proprio lavoro in ospedale trapiantato così, insomma, è sicuramente un evento abbastanza stressante, ed è per questo motivo che ho voluto approfondire insieme con le menti libere iscritte al canale Telegram, segreto privato di questo podcast, al quale puoi accedere tranquillamente in maniera gratuita scrivendo a me, al mio contatto personale Matteo Neroni, la frase "sono una mente libera". Abbiamo continuato ad approfondire attraverso la rubrica delle lampadine del mattino, che oggi condivido insieme con voi, ovviamente ascoltatori del podcast che non siete ancora iscritti a questo canale. Quindi mi raccomando, rimediate subito iscrivendovi al canale segreto privato di questo podcast, perché secondo me ne vale veramente la pena, e poi decidete voi, ovviamente siete totalmente liberi. Oggi però intanto parliamo dell'ultimo tassello fondamentale, diciamo in qualche maniera il giro di mandata che volevo dare a questo corso, per darti la possibilità quantomeno di approcciare alla dinamica dello stress in maniera totalmente nuova. Abbiamo sicuramente lavorato sul mindset nel primo episodio, quindi se non lo hai ascoltato vai subito a riascoltarlo. Nel secondo episodio abbiamo cercato di lavorare su una parte un pochino più pratica, quindi nel primo episodio abbiamo cercato di passare da una visione dello stress come un nemico a una visione di alleato. Nel secondo episodio una parte più pratica su quello che possiamo fare quando siamo dentro le dinamiche dello stress, e in questo terzo episodio che cosa si può fare? Beh, in questo episodio voglio darti sicuramente un punto di vista che forse non hai, o sicuramente una strategia che non ti aspetti, così come vedi nel titolo di questo episodio. Non voglio ovviamente spoilerarti nulla, perché all'interno di questo episodio voglio condividere con te il mio punto di vista su una strategia che è fondamentale e che è la prima cosa a saltare quando siamo nella dinamica dello stress. Quindi nella vita quotidiana, quando ci ritroviamo lì stressati, sicuramente viviamo i nostri piccoli momenti per noi come senso di colpa, e quindi ecco, questo è un pochino l'indizio, ma non voglio rubarti niente di più di questo episodio, perciò ragazzi io vi saluto per ora e vi do appuntamento al termine dell'episodio, quindi ci riascoltiamo dopo aver apprezzato ulteriormente questa strategia che forse non ti aspetti. Forse non hai mai pensato che potevi usare lo stress in questo modo. Quindi buon ascolto. Ok, campanellino suonato. Quanto mi piace questo campanellino quando suona, perché significa che stiamo registrando e la cosa si fa seria. Perché di fatto no, ci stiamo un pochino dando la possibilità di esplorare alcune aree, no, della nostra vita, e un po' come vuole questa piccola rubrica, no, che stiamo vivendo in questi giorni, le lampadine del mattino. Prendiamo un po' di luce di questa lampadina e la puntiamo su una parte specifica magari
della nostra vita. Lo stiamo facendo nelle ultime due mattinate, diciamo, nei confronti dello stress, no? Stiamo puntando proprio la lampadina su questo fenomeno. E lo stiamo facendo però non per, ecco, fare una lamentela di gruppo, ma anzi per capire qual è il mindset giusto per poter trasformare lo stress da nemico ad alleato. Questo è un pochino il viaggio che stiamo vivendo, e oggi facciamo l'ultimo passaggio, se vogliamo, e che spero possa quantomeno in questi giorni esservi, diciamo, un pochino creata, un pochino nella mente, almeno la possibilità che tutto lo stress che noi viviamo non è per forza qualcosa da buttare. Cioè che quando ci sentiamo stressati non è un momento da rifuggire il prima possibile, ma è un qualcosa che è lì per noi. È lì per noi e per farci crescere, per la nostra crescita personale. E, anche se sembra un paradosso. Ora, veniamo un attimo al terzo punto che volevo un pochino aprire insieme con voi, e vado subito alle premiazioni, quantomeno dei presenti, perché ieri, mentre insomma pensavo a come avremmo potuto continuare a parlare di stress, come avremmo potuto chiudere questo cerchio, mi è venuta in mente una metafora che amo particolarmente. Quando l'ho sentita per la prima volta è stata per me come proprio un fulmine a ciel sereno, mi ha veramente dato una botta di luce improvvisa su quello che è lo stress, no? O quantomeno su come posso vivere momenti di stress. La metafora di cui sto parlando è quella della maschera d'ossigeno. Infatti nel canale Telegram ho condiviso proprio ieri sera una foto di queste maschere d'ossigeno dell'aereo, no? Che inizialmente possono magari anche essere un po' ansiogene, non so voi che percezione avete avuto quando l'avete vista. Diciamo che le mascherine d'ossigeno nell'aereo sono sempre un po' associate, lo sappiamo, a situazioni di emergenza, così come di fatto lo è però i momenti di stress. Cioè i momenti di stress sono di fatto momenti di emergenza, di rischio caduta, cioè dove in qualche maniera c'è ci sentiamo sotto pressione da più parti, e quindi l'aereo rischia di, no, sballottare. La nostra vita, la nostra mente, il nostro equilibrio si altera poi di fatto, no? Perché nel primo audio abbiamo detto giustamente che lo stress è una risposta psicofisica a eventi sostanzialmente che superano, o quantomeno che sembrano superare, le nostre risorse momentanee, no? Quando questo avviene, di fatto tutto un pochino, no? Si comincia a sballottare intorno a noi. Ecco perché non ci piace stare sotto stress. Però la metafora della maschera d'ossigeno, secondo me, ci aiuta a fare quest'ultimo passaggio. Vado con le premiazioni, perché avevo chiesto a chi voleva ovviamente di lanciarsi in un'associazione, insomma, vedere chi cosa potesse centrare, no? La parola stress con le mascherine d'ossigeno dell'aereo. C'è la vincitrice qui, quantomeno una delle vincitrici, perché non è stata l'unica. Sto parlando di Alice, quindi Alice, a te 10 punti Grifondoro, come era stato promesso, perché effettivamente la metafora dell'ossigeno ha a che fare con la misura con cui noi ci occupiamo di noi stessi. Sostanzialmente, no, se sei in debito d'ossigeno, no, non puoi aiutare qualcuno accanto a te. Quindi è questa la metafora, ed è questo però il processo controintuitivo che vorrei passarvi oggi, perché c'è un qualcosa di un paradosso che dobbiamo in qualche maniera, insomma, sviscerare questa mattina. Il paradosso è il seguente, e cioè che nella misura in cui aiuti gli altri, aiuti anche te stesso. E perché è un paradosso? Perché quando noi siamo sotto stress, abbiamo detto che siamo a corto di risorse, e quindi se siamo a corto di risorse non possiamo aiutare anche gli altri. E allora com'è possibile che se aiutiamo gli altri stiamo meglio nello stress? Cioè, nella misura in cui aiutiamo gli altri stiamo meglio noi stessi, come può veramente essere, no, concreto nel momento in cui siamo sotto stress? Aspettate che c'ho qui l'ambulanza, vado un attimo a chiudere almeno la finestra, ritorno sulla poltrona, e il mio taccuino. Cosa c'entrano queste due cose? È un qualcosa di controintuitivo, perché cosa dice sostanzialmente la metafora dell'ossigeno? Andiamo per ordine. La metafora dell'ossigeno
sostanzialmente racconta di quella che è, diciamo, no, l'esperienza che facciamo ogni volta che saliamo a bordo di un aereo. Che cosa facciamo? La prima cosa, o dopo aver messo a posto, insomma, i nostri averi nei vari scompartimenti, ecco, le hostess cominciano a spiegarci quelle che sono, no, diciamo, le giuste, cose da fare nel momento in cui dovessero esserci dei problemi o degli stati di emergenza, quindi le uscite di emergenza, ma anche ci spiegano l'utilizzo delle mascherine d'ossigeno. E sostanzialmente, che cosa dice questa metafora? Dice che sostanzialmente per poter aiutare chi ci sta intorno, prima di tutto dobbiamo prenderci cura di noi. Cioè, prima di aiutare qualcuno che c'è accanto, dobbiamo in qualche maniera imparare a prenderci cura di noi stessi. E perché questo è fondamentale nella dinamica dello stress? Perché se ci pensate bene, anche quando noi andiamo sotto stress, spesso e volentieri andiamo molto sulle richieste degli altri. Anzi, a volte le richieste degli altri sono uno degli ingredienti che fa parte della ricetta dello stress. E quindi, senza accorgercene, quello che cerchiamo di fare è di soddisfare le esigenze degli altri perdere la percezione di come stiamo noi. Tanto è vero che, no, questa metafora dice sostanzialmente che non è un qualcosa che ci viene spontaneo fare, quello di prenderci prima cura di noi e poi degli altri. Fa l'esempio questa metafora, no, del genitore. Immaginate un genitore che è lì sull'aereo, se dovessero capitare dei problemi nell'aereo, il primo istinto del genitore qual è? È quello di prendersi cura del figlio. Cioè, la prima cosa che farebbe un genitore è quella di, perché cadono queste maschere d'ossigeno, la prima cosa che fa un genitore è prendere la maschera e mettere al sicuro il figlio. Invece, diciamo, la metafora della maschera d'ossigeno ci dice esattamente il contrario, che per aiutare gli altri dobbiamo prima di tutto aiutare noi stessi. Cioè siamo noi, sono gli adulti che devono prima restare lucidi e poi aiutare i figli, per poi poter aiutare i figli. Quindi se andiamo, no, nella nostra vita quotidiana in qualche maniera, no, dobbiamo e possiamo vivere i nostri, diciamo, piccoli gesti di cura senza sensi di colpa. Perché qual è la dinamica che vedo spesso e volentieri, sia nelle persone che seguono psicoterapia, ma poi anche in generale e anche nella mia esperienza poi di fatto come persona, è che i nostri gesti di cura, i momenti che ci rileviamo per noi, tante volte sono conditi dal senso di colpa. Perché? Perché esattamente come farebbe il genitore, no? Dice: non posso prendermi prima cura di me, devo prima prendermi cura di mio figlio o di mia figlia. Ecco, il processo controintuitivo per trasformare lo stress, diciamo, da nemico ad alleato, è prendere in considerazione che prima di poter aiutare gli altri devi iniziare a prenderti cura di te. Cioè, metti prima al sicuro te stesso, e così facendo potrai aiutare gli altri. Questa quindi c'è una fase quindi di egoismo sano nella dinamica dello stress, che non è una roba scontata. Quindi, perché dico che è controintuitivo? Perché in qualche maniera, così come è importante prendersi cura di noi stessi quando siamo stressati, nello stesso tempo prenderci cura degli altri nei momenti di stress ci salva dallo stress stesso. Vi faccio un esempio personale, perché in questi giorni, queste settimane ormai, di ospedale, qui all'Umberto I, sono dovuto passare per 2 volte dal VIA, cioè dal pronto soccorso, e vi posso garantire che, con tutte ovviamente le comprensioni del caso, perché è il pronto soccorso di un ospedale molto piccolo, diciamo, che ha un bacino molto grande, di utenza molto grande, quindi va molto facilmente sotto stress, appunto. Quindi il pronto soccorso qui all'Umberto I è un momento particolarmente delicato per il paziente, perché viene parcheggiato e quindi entra in una sorta di tunnel dal quale non sa bene quando ne uscirà. E così per me è stato 2 volte, perché per 2 volte sono stato ricoverato. Ora vi faccio la storia corta. La storia corta cosa narra? Narra che quando io sono arrivato qui, la prima cosa che dovevo fare è stata ovviamente cominciare a prendermi cura di me. Cioè, c'erano le persone che mi scrivevano, c'erano le persone che volevano sapere le mie condizioni di salute, c'erano persone intorno a me, altri pazienti che magari erano già lì da diverso tempo, che magari avevano richieste, domande, bisogni.
Ecco, quando io sono arrivato lì, la prima cosa che ho dovuto fare è entrare in quello, nella dinamica che dicevamo prima, no? Mettere la maschera d'ossigeno, la mia maschera d'ossigeno, cioè prendermi cura di me. Quindi una prima fase di egoismo sano per sopravvivere a momenti di stress è fondamentale. Cioè se vuoi trasformare lo stress da nemico ad alleato, devi prevedere una fase egoistica, cioè sana. Per cui ti prendi cura di te. Ma poi cosa è successo? Che superata quella fase, in cui comunque cominciavo a stare meglio, a un certo punto ho cominciato a sentire lo stress dello stare fermo lì, senza sapere, senza le informazioni, in attesa di medici che dicevano che arrivavano, che non arrivavano mai, di infermieri che dicevano che si sarebbero presi di cura di te e lo facevano con tempi biblici. Quindi potete immaginare quanto i livelli di stress potessero aumentare, considerando che questo era valido non solo per me, ma anche per tutti i pazienti che facevano parte del pronto soccorso. Quindi immaginate proprio un contesto estremamente stressato. Allora, cos'è che... Perché vi dico che aiutare gli altri aiuta noi stessi, prima di tutto? Perché c'è stato a un certo punto in cui mi sono accorto che intorno a me c'erano persone che avevano dei bisogni. In particolar modo c'era un paziente, una persona di una settantina d'anni, un anziano, che era lì, messo su un angolo, e aveva bisogno a volte non so, della coperta che gli si scopriva, a volte gli cadeva un oggetto magari per terra, e lui chiedeva sempre a qualcuno di aiutarlo, ma nessuno mai lo aiutava. Era una situazione abbastanza brutta anche, adesso non voglio entrare nel merito di quanto sia brutta o non brutta, e di come ognuno vive poi il proprio mestiere, il proprio lavoro, la propria professionalità, però di fatto succedeva questo, che lui aumentava i livelli di stress perché vedendosi ignorato si arrabbiava, si innervosiva, cominciava a urlare e questo suo comportamento trasformava ancora di più negativamente l'ambiente intorno. Morale della favola, cosa ho cominciato a fare? Ho cominciato ad aiutarlo, cioè, ho cominciato a fare delle piccole cose, mantenendo sempre il giusto confine, ma quando magari succedeva che gli cadeva un oggetto, mi alzavo per andarglielo a prendere. E lui, ogni volta che questo accadeva, non accadeva in maniera ogni 10 minuti ovviamente, però ogni volta che accadeva, che succedeva, lui mi sorrideva, cioè mi rispondeva con un sorriso e mi diceva: ma tu sei strano, perché mi aiuti? Ora non voglio fare il buon samaritano, ecco, non voglio costruirmi l'aura del buon samaritano perché non lo sono, ma quello che voglio dirvi è che fatto questo, questa persona aveva bisogno anche di mettersi in contatto con la sorella. E che cosa è successo? Che io, quando sono uscito un secondo per andare in visita a mia moglie, fuori dal pronto soccorso, qualche metro dal pronto soccorso, una signora si è avvicinata casualmente a me chiedendomi informazioni di una signora dentro al pronto soccorso, che era esattamente quel personaggio di cui stiamo parlando. E lei ha cominciato a chiedermi aiuto e quindi sono diventato in un certo senso un po' un piccolo ponte. Ecco, aiutare questa coppia di fratelli è stato per me estremamente prezioso, perché mi ha permesso di stare in una situazione di stress e senza stressarmi, perché di fatto stavo aiutando qualcuno. Ora, quindi, che cosa voglio dire con questo? Che c'è quindi un egoismo sano e un altruismo sano che dobbiamo tenere sott'occhio, e che se aiutiamo gli altri, aumenta, diciamo, aumenta non soltanto la nostra capacità di stare nello stress, ma aumenta i livelli di stress di tutti quanti, cioè migliorano i livelli di stress di tutte le persone intorno, migliora in maniera esponenziale tutto l'ambiente. Vi faccio un altro esempio: a un certo punto sono stato trasferito in una stanza un pochino più riservata con altre 3 persone. Ecco, il fatto che a un certo punto non arrivassero le terapie, per il discorso che vi dicevo prima, per cui insomma, a un certo punto il pronto soccorso un pochino si impalla da solo. Ecco, che cosa è stato? Mi sono fatto un pochino portavoce della nostra stanza, sono andato dal capo reparto appunto del pronto soccorso, gli ho spiegato che a noi non era arrivata la terapia, insomma, che non era stato rispettato la classica routine degli giorni precedenti. E subito, dopo qualche minuto, i medici sono arrivati e hanno fatto la terapia per tutti quanti. Ecco, e aver aiutato i miei compagni di stanza ha creato un sentimento di squadra, un sentimento di gruppo che prima non esisteva. Mentre prima eravamo tutti dei piccoli individui stressati, a un certo punto, tutti quanti insieme si era creata una forma di collaborazione
Per cui cominciavamo a credere nelle nostre, anche di avere delle risorse in un contesto in cui, in fondo, essendo parcheggiati, nessuno ti chiede di usare le tue risorse. Anzi, devi stare, più stai fermo, più stai immobile, per loro, meno crei problemi, meglio è. Ecco, quindi da lì poi si è innescato il fatto che ci siamo dati anche potere di parlare per chiedere notizie sulla nostra condizione clinica. Ora, quello che voglio dirvi qual è? È che mettersi al servizio degli altri non soltanto aiuta noi stessi, ma aiuta coloro che cooperano fra di loro. E cooperare in una situazione di stress, cioè trovare persone con le quali poter cooperare, è uno degli strumenti per trasformare lo stress da nemico ad alleato, cioè per attraversare un momento di grande stress. Ora, quindi, ricapitolando, a cosa sto facendo riferimento? Sto facendo riferimento a una delle mie leggi preferite, secondo me dell'esistenza, o alla quale io faccio affidamento. E la legge è quella del più dai, più hai. E questo è il paradosso, perché tu dici, ma come? Ma io sono stressato, ma al massimo io tutto quello che do agli altri lo devo trattenere per me, no? E in parte è vero, lo abbiamo detto, la metafora della maschera d'ossigeno ci insegna proprio questo, cioè che prima di poter tornare a dare agli altri, dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Ma dall'altra parte, la legge del più dai, più hai, più ricevi, è vera nella misura in cui una volta che ti sei preso cura di te, cominci a metterti in relazione con gli altri. Metterti in relazione con gli altri permette di trasformare lo stress, la dinamica dello stress. L'unico cavillo, e questo ve lo dico, vorrei che ve lo teneste a mente, ok? Di questa lampadina di oggi, quindi la lampadina la prendo, la sposto su questa cosa che sto per dire. La regola, la legge del più dai, più hai funziona solo se diamo in maniera incondizionata. Solo se siamo disposti a fare quello che stiamo facendo senza pensare al tornaconto. Senza meditare a quello che ci tornerà indietro. La legge del più dai, più hai è uno strumento importantissimo nei momenti di stress e funziona solo e esclusivamente se mettiamo da parte il nostro tornaconto personale. Ecco, se lo facciamo in maniera disinteressata, se facciamo un passo verso gli altri in maniera disinteressata, allora questo vi garantisco che si trasformerà in un'onda positiva. Che inciderà inevitabilmente sui vostri livelli di stress, abbassandoli drasticamente. Io in questo momento sono un compagno di stanza con un paziente schizofrenico. Che bello il regalo che mi hanno fatto qui al reparto, sapendo che sono psicoterapeuta, guarda caso, mi ritrovo con il paziente schizofrenico, paranoico del reparto. Ma al di là di questo, quello che inizialmente io ho pensato essere. Ho vissuto come un elemento di stress, perché vi posso garantire che vivere accanto a una persona paranoica che ha un disturbo paranoide da 27 anni, quindi non stiamo parlando di qualcosa di leggero, insomma, un paziente psichiatrico che non sa mai quello che potrebbe interpretare della realtà e come la potrebbe trasformare, non è probabilmente una situazione rilassante. Che cosa è successo? Che nel momento in cui mi sono sentito, ho sistemato le mie cose. Ho preso di nuovo le mie misure in quella stanza. Abbiamo cominciato ad entrare in relazione tra di noi. E questo fatto che abbiamo cominciato a parlare anche a volte tra di noi di cose molto semplici, molto basic, ovviamente, ha creato una relazione che ha abbassato i livelli di stress. Ora io quando entro in quella stanza non sento più lo stress, anzi, a volte lui mi sorride addirittura. Ora, è chiaro che non voglio dire che no, dobbiamo diventare dei buon samaritani. Spesso e volentieri noi andiamo sotto stress proprio perché rispondiamo alle esigenze dell'ambiente esterno. Quindi non voglio dire che devi continuare a fare questo, che devi continuare a fare così, ma prima di tutto ricordati della metafora della maschera d'ossigeno. Se sei a debito di ossigeno tu, come potrai essere d'aiuto a qualcun altro? Quindi anche se intorno a te i tuoi figli, la tua famiglia, il tuo lavoro, i tuoi amici, i tuoi parenti sono in difficoltà, se ti accorgi di essere prima di tutto tu in debito di ossigeno, ecco, ricordati che per poter tornare a funzionare
hai bisogno di riprendere, di mettere tu prima di tutto la maschera dell'ossigeno, cioè di ristabilire tu un equilibrio, senza senso di colpa, no? Perché puoi viverli senza senso di colpa, quindi i gesti di cura che farai verso di te, perché saprai che sono anche in funzione di tornare a far del bene degli altri. Oggi io sono qui, anche se in ospedale, fermo ai box, so che mia moglie sta portando avanti tutta la vita della, diciamo, di casa. Si sta occupando lei di tutta una serie di cose. Stiamo cercando di acquistare casa, le dinamiche del mutuo con la banca, mia figlia, l'asilo, gli spostamenti, le varie cose. E, però mi rendo conto che essere fermo qui è quella ritornare a prendermi cura di me, a star bene per poi tornare nella mia vita e ritornare a fare del bene anche agli altri senza sentirmi stressato. Quindi questa è un pochino, secondo me, la terza leva che volevo mettervi a disposizione rispetto alla dinamica dello stress. Perché è possibile trasformare lo stress da nemico ad alleato. E spero che queste tre lampadine del mattino ci abbiano dato un pochino, un po' questa, no, questa direzione, no? Abbiano un po' illuminato questo sentiero, no? Per cui possiamo vivere le dinamiche dello stress, anche momenti stressanti, tenendo presente intenzionalmente quello che ci siamo detti. Quindi ricordatevi la metafora della maschera d'ossigeno, quindi una fase di egoismo sano è necessario per poter poi tornare all'altruismo sano. Ecco, non fatevi prendere sotto gamba da questo, no, da questa bugia, cioè che dobbiamo sempre essere disponibili per gli altri. Come abbiamo detto, una madre, un padre, quando vede l'aereo precipitare, la prima cosa che fa è vorrebbe fare qualcosa per il figlio, salvare il figlio. Questo è l'istinto, è chiaro. Noi dobbiamo intenzionalmente mettere mano a quell'istinto e ricordarci che prima di tutto dobbiamo ossigenare noi stessi. Se ci accorgiamo che i livelli di stress sono troppo alti, dobbiamo fare in modo che questi livelli prima si abbassino, per poi poter tornare ad essere anche d'aiuto per chi ci sta intorno. Intanto vedo un sacco di gente che si è unita. Vedo Alina, vedo Luca, vedo Barbara. Ciao Barbara, buongiorno. Voi cosa ne pensate, ragazzi, di questa leva qui? Cioè, del fatto che in un certo senso possiamo concederci delle fasi di egoismo sano e che poi nello stesso tempo anche aiutare gli altri alleggerisce lo stress. Qual è la vostra percezione, la vostra esperienza? So chi di voi vuole a prendere parola, ovviamente vi smuto tutti così non evitiamo il passaggio della manina. Vedo anche Luca. Ciao Luca, ti sei unito da poco al canale Telegram, se non sbaglio. Chi vuole dire la sua? Se ti va, mica siamo su Liberamente, ci mancherebbe altro. Insomma. Vedo anche Lucilla, buongiorno. Eccola Ciao Matteo. Barbara. Ciao Barbara, che bello sentirti. È bello sentire te tutte queste mattine, che fai veramente un lavoro meraviglioso su te stesso che aiuta anche noi, quindi questo te lo dico e in questo confermo quello che tu stavi dicendo, che quando si è stressati, quando si sta male, però provare anche ad andare verso l'altro, prenderci una pausa, cioè sono cose che effettivamente ti aiutano e ti ritornano. Io condivido pienamente più dai, più hai, cioè assolutamente. E quindi mi sembra, ma senza fare un discorso né di falsa modestia o buon samaritano, ecco, ci tengo anche a sottolineare questa cosa che mi sembra sia chiara, ecco, non voglio fare il buonista per forza, quello no, però siamo buoni, cioè sì, va bene, ma è anche veramente quasi egoistico. Io dico sempre: io sono egoisticamente generosa perché fare le cose agli altri in realtà io è un tornaconto quasi, mi viene da dire, perché alla fine io sto bene, ne guadagno molto di più di quello che effettivamente do. Quindi mi sento sia di dare ulteriore testimonianza di questo, perché io lo faccio nella vita, e di insomma confermare, avallare quello che dici, e anzi ringraziarti perché queste lampadine sono un bel processo, una bella riflessione quotidiana. Grazie. Bello, 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 grazie, grazie Barbara, sono d'accordo con te, insomma, uscire un po' dalla dinamica del buon samaritano, ma bella questa definizione, no? Che usi, no, sono egoistica, dicevi sono egoisticamente altruista, com'è? Sono egoisticamente altruista, sì.
Perfetto, no? Cioè, che proprio mixa e mescola quello che ci siamo detti, no? Proprio questa mattina, no? C'è una cosa che vorrei invitarvi a fare, ma non so se lo farete, poi vabbè, ognuno di voi veda. C'è una cosa che, che spesso viene detta, io non l'avevo mai provata, poi l'ho fatto, e mi ha dato una sensazione estremamente, mi ha alleggerito, perché... faccio una piccola premessa. La premessa è che tante volte noi pensiamo, per non risolvere questo problema, cioè scusate, per uscire da questa situazione stressante, devo risolvere il problema che ha generato lo stress. No, se vuoi che gli effetti scompaiano, devi andare alla causa. No, e non fa una piega in un certo senso, ovviamente. Però non è sempre soltanto l'unica modalità di cura, questa. Ma si può, diciamo, intervenire sui livelli di stress facendo delle cose che appunto non c'entrano nulla per gli altri in maniera disinteressata. E diciamo, la sfida, mi verrebbe da dire, che vorrei lanciare a tutti quanti voi, è quella del caffè regalato. Non so se l'avete mai sentito, probabilmente sì. Io l'ho fatta una volta, l'ho fatta al White Rabbit, che è un locale che, insomma, che amo, adoro, che sta nella mia zona qui a Roma. Un locale molto bello, dove a volte registro i podcast, dove a volte vado anche live, insomma, insieme ad altri amici e così via. E cos'è il caffè, diciamo, il caffè non so come potremmo chiamarlo, insomma, coniamo anche un nome volendo, Chiama ma caffè il caffè... sospeso. Si chiama Bravo, caffè ecco, bravo. sospeso, è tipicamente Bravissimo. napoletano come abitudine. Bravissimo. Esatto, il caffè sospeso, non mi veniva la parola. Il caffè sospeso, secondo me, ha proprio a che fare con quello che ci siamo detti oggi. Perché il caffè sospeso, banalmente, per chi magari non lo conosce, significa che quando vai al bar, ti prendi tu un caffè, fai colazione, fai quello che ti pare, poi quando vai in cassa a pagare, paghi anche un caffè per la persona che verrà dopo di te. In maniera tale che tu non sappia assolutamente a chi lo stai offrendo, ma e tu possa quindi attivare quel circuito di, diciamo, di non tornaconto di cui parlavamo prima, perché la legge del più dai, più hai funziona, ha un impatto benefico su di noi nel momento in cui è fatto senza avere un immediato tornaconto. E quindi il caffè sospeso ha una dinamica molto bella, perché tu sai che hai messo nel mondo qualcosa di positivo, di buono, che nessuna forma di stress andrà a togliere. E sapere di aver fatto questo in un momento stressante ha un impatto enorme sullo stress. È quello che dicevamo prima, nella misura in cui aiuti gli altri e aiuti te stesso. Sapere che avevo offerto il caffè alla persona che veniva dopo, senza saper niente, senza saper nulla di chi l'avrebbe preso, mi ha dato una sensazione di aver fatto veramente qualcosa di bello, nonostante il momento negativo, e di aver messo nel mondo, aver attivato nel mondo un circuito positivo. Tant'è vero che chi lo sa, magari non alla faccia della persona che è venuta dopo, me la sono anche immaginata. Ora, questo giochino a cosa serve? Non serve per, ecco, così, tanto per, va bene, fare un po' di beneficenza in giro per la propria città, ma serve intenzionalmente per fare qualcosa per gli altri in un momento in cui vorremmo fare tutto per noi stessi. E va bene, come abbiamo detto prima, ma è quel concentrarci su noi stessi solo sulla causa del nostro stress non ci porta effettivamente a risolvere tante volte lo stress. Non so se vi è mai capitato. Invece, fare qualcosa per gli altri aiuta e alleggerisce i livelli di stress. Pensate che ci sono proprio delle ricerche scientifiche rispetto, per esempio, al disturbo post-traumatico da stress. Per chi ha vissuto ed è sopravvissuto all'attentato delle Torri Gemelle nel 2011. Le ricerche, diciamo, hanno testimoniato sostanzialmente che le persone che hanno tutte quante vissuto lo stesso evento traumatico, coloro che hanno creato un sistema di associazione, coloro che si sono poi messi a disposizione diciamo, delle unità di intervento per le persone che avevano vissuto il trauma delle Torri Gemelle, persone che in qualche maniera quindi si sono messe a disposizione degli altri, hanno avvertito un disturbo post-traumatico da stress minore rispetto a chi invece non si è
mai dato la possibilità di fare questo tipo di azioni. Ora, prendiamole con le pinze, eh. A me la prima cosa che mi hanno detto sempre, quando andavo sui banchi dell'università, mi dissero sempre: guardate, allora vedete le ricerche che ci danno tanta sicurezza, ecco, gli studi, le cose. Sappiate che gli studi e le ricerche sono sempre parziali, quindi sono sempre imperfetti, non danno mai totalmente un riscontro della realtà, quindi dobbiamo sempre prendere con le pinze. Quindi quello che possiamo dire è una cosa, secondo me, che sicuramente il disturbo, sviluppare un disturbo post-traumatico da stress, quindi il modo in cui noi reagiamo allo stress, dipende dalle nostre risorse personali. È chiaro che una persona magari con fragilità già preesistenti prima dell'evento traumatico delle Torri Gemelle, probabilmente con un evento traumatico come quello non è che si poteva magari permettere anche il lusso di aiutare gli altri, ok? Quindi magari già c'era una situazione di scarsità di risorse interiori, personali, precedenti. Però quello che possiamo dire, che è un dato importante, è che coloro che si mettevano a disposizione per aiutare gli altri, per aiutare coloro che avevano subito lo stesso trauma, hanno superato molto più velocemente il trauma delle Torri Gemelle. Questo cosa vuol dire? Che se vogliamo trasformare lo stress da nemico ad alleato, quello che possiamo fare non è più combatterlo. Appunto, ci acchiniamo solo e esclusivamente sulla causa dello stress per cercare di eliminarla. Ma a volte possiamo fare delle cose intorno che paradossalmente sono estremamente più utili e che ci permetteranno di attraversare il momento di stress senza neanche accorgercene. Per me questi giorni, io sto attraversando lo stress di questi giorni, mettendo in campo anche per esempio questa regola qua. Per esempio quando vedo una persona più o meno in difficoltà, ora vi ripeto senza costruirmi l'aura del samaritano che non sono, però mi rendo conto che aiutare l'altro è qualcosa che aiuta anche me. E questo è enorme, per stare meglio in una situazione di stress. Eccoci qui ragazzi, anche oggi arriviamo al termine di questo episodio del podcast, ma ancora di più arriviamo al termine di questo mini percorso che abbiamo fatto insieme sulla tematica dello stress. Ecco, io spero che in questi ultimi 3 episodi tu possa aver raccolto materiale utile e abbondanza di ispirazione per poter approcciare in maniera diversa alla dinamica dello stress quando la prossima volta si supereranno le richieste dell'ambiente. Ecco, spero che tu possa sentirti pronto per affrontare in maniera nuova questa dinamica trasversale della vita di ognuno di noi, ovviamente. Ma come sempre, prima di concludere questo episodio, fatemi ringraziare sempre loro, ragazzi, i finanziatori del podcast Liberamente. Sto parlando di coloro che, ascoltando questo podcast, hanno a un certo punto deciso di volermi aiutare concretamente, non soltanto con il loro feedback, non soltanto con le loro domande, che sono sempre una grandissima fonte di ricchezza e di stimolo per me, ma hanno deciso di farlo anche economicamente, perché anche questa parte è importante, ragazzi. Dietro a questo podcast, che conta ormai più di 220 episodi, tutti lì a disposizione per essere ascoltati costantemente in maniera totalmente gratuita, beh, sappiate che c'è una persona che ci ha messo veramente non soltanto tanta passione, ma tante risorse in termini di tempo, di lavoro dietro, che ovviamente ha sottratto alla propria vita e ha messo a disposizione per tutti quanti voi. Quindi vado subito a ringraziare queste persone. Sto parlando di Antonella Guerra, Gianluca Zinna, Fabiola Scascitelli, Simona Flower, Michele Russo, Fabrizio Imola, Bicchetto Alessandra, Pierluigi Luciano, Valeria Da Pozzo, Beatrice Gorgoni, Vittoria Borgia, Luis Antonio Gagliardi Prado, Giovanna Verde, Maria Rosa Ranieri, Claudia Moncado, Zendo Greisner, Francesca Bonazzoli, Natascia Zanola, Giuseppe Marotti, Valentina Di Donna, Taurino Leonardo, Alessandro Raso, Lorenzo Chiesa, Lucilla, Alberto Pala, Marco Mercuri, Rosanna Golfetto, Simona Moliterno, Michele Musano, Alfonso Noschese, Silvia Spinelli, Massimo Frigo, Barbara Beghelloni, Guglielmo Ercole Di Simone, Letizia Vibi, Fortuna Marrone, Giovanni Aricò, Francesca Marocco, Giuseppe Gallo, Manuela Farina, Daniele Michetti, Croce di Michele, Mattia, Paul, Andrea Molinari, Robert, Laura, Sara Veltri, Veronica Cardulo, Alessandro, Sangio, Fabrizio, Carmelo Conti e Francesco Maggioni e Alessia Cecconi. Insomma, ragazzi, questi sono, diciamo, i finanziatori, coloro che
ragazzi, permettono a me e a te di continuare a portare avanti questo progetto di podcasting, ma soprattutto questo progetto di divulgazione psicologica, che è la cosa più importante. Quindi, che dire, ragazzi, io vi ringrazio ancora una volta per essere arrivati fino qui all'ascolto di questo episodio. Ovviamente l'appuntamento è al prossimo episodio, sempre qui su Liberamente. E se veramente avete avuto valore da questo podcast, ecco, andate nelle note dell'episodio, cliccate diventa finanziatore e andate a selezionare nella pagina Patreon il vostro livello preferito di sostegno a questo podcast, e verrete, come tutti quanti gli altri, nominati al termine e ringraziati al termine di ogni episodio. Bene, 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 ragazzi. Allora, veramente, è arrivato il momento di dire buono stress a tutti, se ormai sei ascoltato tutto quanto il percorso, e ci vediamo al prossimo episodio. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Nerone.